Ragazzi, buongiorno. Allora, l'altro giorno mi sono messo lì e da bravo nerd, quale non sono, però questo video lo sarò un po' di più, mi sono riguardato tutta la trilogia del Signore degli Anelli. Ormai io lo sto per finire. E da bravo, dato, anzitutto lo dico, chi sta guardando questo video, chi è iscritto al mio canale, non ha mai guardato il Signore degli Anelli, ora ti dico disiscriviti, vatelo a guardare, poi solo a quel punto potrai iscriverti di nuovo. Quindi, fatta questa premessa. Come ho detto, ho iniziato a guardare tutto il Signore degli Anelli, perché penso non ci sia motivo per non farlo, ogni tanto bisogna riguardarlo, essendo il miglior capolavoro che sia mai esistito sulla faccia della Terra. Quindi ho iniziato a riguardarlo, ovviamente una volta che ho iniziato a guardare video su YouTube, le scene migliori, le spiegazioni, curiosità, cazzate e robe varie, perché è giusto così. E sono capitato in questo video che parlava appunto del fatto che Aragorn è un po', diciamo, la rappresentazione perfetta della mascolinità. C'è proprio l'incarnificazione della mascolinità, quella tossica, diciamo, no? La mascolinità tossica è una cazzata, comunque. Perché? Sono d'accordo con questa visione e in questo video cercherò un po' di spiegare perché. Come tutti noi, proprio come il titolo del video, tu dovresti essere di più come Aragorn. Sì, come Aragorn. Però alcune caratteristiche che veramente dico, cazzo, sono queste che Aragorn rappresenta e fa vedere in tutto il film. Quindi, iniziando dalla prima. La prima cosa che si vede, innanzitutto, iniziando a guardare il film, è proprio quanto Aragorn sia un guerriero, allo stesso tempo un gentiluomo. Cioè, una persona che si prende cura dei propri cari, ma allo stesso tempo è in grado di uccidere senza sforzo, in maniere incredibili, ovviamente, perché è un personaggio pazzesco. Questo, tanto mi ricollega a un discorso famosissimo di Jordan Peterson, che penso molti di voi lo conosceranno, il fatto che lui dice che in quanto uomo, se vuoi definirti un uomo, tu dovresti essere, cioè se sei un uomo, tu dovresti essere un mostro, ok? Cosa intendo dire con un mostro? Il fatto che tu debba essere un pericolo, tu debba essere in grado di uccidere, in grado di fare del male, ma non solo questo, devi anche essere in grado di controllare questa cosa, devi essere in grado di controllare te stesso, devi scegliere volontariamente di essere un mostro, non devi diventarlo a causa di fattori esterni, che è una distinzione molto importante questa. E infatti, se ci pensate, una persona come Aragorn nel film è un mostro, nel senso che è in grado di uccidere, è in grado di fare del male, è in grado veramente di uccidere 100 orchi da solo, però allo stesso tempo ha il ruolo di proteggere, prendersi cura delle persone accanto a lui, non fare mai del male a una persona a lui cara, ok? Non succedere mai, quindi è un mostro, ma allo stesso tempo è in grado di controllare questa cosa. Poi, il secondo discorso per me è importantissimo, sempre legato alla mascolinità, il fatto che quando si parla di mascolinità, uno dei discorsi principali è il fattore della protezione, ok? Tu sei un uomo, dovresti essere in grado di proteggere, infatti è per questo che devi essere anche pericoloso, perché se tu non sai proteggere te stesso, come puoi proteggere i tuoi cari, che questi siano la tua famiglia, la tua ragazza, i tuoi amici o chiunque altro, qualcuno di più debole, ok? Un personaggio come Aragorn difende chiunque attorno a lui, soprattutto i più deboli, ok? Quindi il tratto della maschilità è questo, proprio della protezione. Se sei un uomo dovresti essere in grado di proteggere. Nonostante questo non sia sempre comodo, perché una persona come Aragorn nel film si vede che è in grado di mettere se stesso dopo il bisogno dei suoi cari, cioè è in grado di morire lui per gli altri, è in grado di rischiare lui piuttosto di far rischiare qualcun altro. Questo è un qualcosa di importantissimo. Se sei un uomo tu dovresti essere in grado, per questo che io dico sempre iniziate ad andare in palestra, a vedere su dei muscoli, iniziate a far praticare uno sport a combattimento, perché anche lì dovete essere dei mostri, dovete essere in grado di difendere voi stessi, difendere gli altri, ok? Ed infatti fin dall'inizio alla fine, in tutto il film, Aragorn protegge costantemente chiunque è accanto a lui, cioè lui si prende la responsabilità di certe persone e le difenderà dall'inizio alla fine. E questo è proprio un tratto fondamentale quando si parla di mascolinità, la protezione, ok? Poi ovviamente io qua non entrerò nel dettaglio su tutte le caratteristiche, però un qualcosa come il fatto che sia il coraggio, una persona come Aragorn appunto nel film è coraggioso a livelli estremi, ok? Cioè la paura nemmeno la sente, perché la sente, la si vede nel film, lui sente la paura ma la affronta comunque. E qua mi collego poi al discorso, ovviamente poi c'è il fattore di responsabilità, si prende costantemente le proprie responsabilità, ok? Si prende cura degli altri. Ma il discorso, uno dei due o tre discorsi più importanti, parlando di Aragorn, appunto, è il fatto che uno faccia costantemente la cosa giusta, ok? Fa costantemente la cosa giusta anche quando non è la cosa più comoda.
e adesso entro un pochino più in dettaglio, ma la cosa ancora più importante di questo è che è la bellezza proprio di questo personaggio, la bellezza del film, la bellezza del libro, è il fatto che Aragorn sia totalmente consapevole delle proprie debolezze, dei propri limiti. Infatti, proprio per questo, il fantastico Aragorn non è il protagonista del film, perché lui non è in grado di portare l'anello, di distruggere l'anello. Ok, ovviamente per chi guarda questo video, come ho detto, se guardi questo video non hai guardato Il Signore degli Anelli, ti prego, disiscriviti adesso, vattela a vedere e poi a quel punto potrai tornare. E potremo parlare tra uomini, ok? Potremo parlare tra persone adulte e persone serie. Fino a quel punto, no. E a parte le cazzate, non è in grado di portare l'anello e distruggerlo, ok? Perché conosce i propri limiti. E questo è un tratto incredibile, proprio per questo lui non è il protagonista, non è il personaggio principale. E lui la sa questa cosa. Infatti, quando Frodo arriva alla scena della Compagnia dell'Anello, quando si sta sciogliendo la compagnia, gli dice, gli offre l'anello, dice tu lo puoi fare. Lui sa di non poterlo fare, gli dice no, io non posso. Perché sa che non è in grado, sa che l'anello lo corromperebbe, sa che i suoi antenati hanno fallito, sa che nel suo sangue scorre appunto quel tratto, il fatto che l'anello li abbia corrotti, e quindi lui non può fare questa cosa, ok? Quindi il fatto che, cosa significa questo? Dovete essere consapevoli anche dei vostri limiti, dovete essere consapevoli di voi stessi, dei vostri lati forti e dei vostri lati deboli. Dovete ovviamente lavorare sui vostri lati deboli. In questo caso lui non poteva farci nulla perché era un potere molto più forte di lui, quindi questo è un discorso molto importante. Come ho detto prima, poi il discorso che lui faccia costantemente la cosa giusta, cioè ha un senso di dire ok, come dico sempre nei miei video, uno, se sei un uomo non dovresti star lì a dire eh no, ma perché in questo momento non me la sento, non sono motivato e tutto. Non mi interessa, è la cosa giusta da fare, la fai, non ti dovrebbe interessare se non hai voglia in quel momento. È la cosa giusta da fare, ok? Per questo che dico sempre, dovete farvi questa domanda, qual è la cosa giusta da fare in questo momento? Il vostro cervello vi dà la risposta, voi dovete agire di conseguenza poi. E il terzo discorso invece, secondo me, uno dei più importanti proprio per quanto riguarda questo personaggio di questa trilogia è il fatto che Aragorn ha uno scopo, o meglio, ha un qualcosa che è più grande di lui e lo sa. Dall'inizio alla fine lui fa tutto ciò che fa perché c'è un qualcosa più grande di lui, si è dedicato totalmente a un qualcosa di più grande di se stesso, ok? In questo caso ovviamente è la distruzione dell'anello, potremmo dire. Comunque, il fatto che debba proteggere la compagnia, il fatto che lui fino alla fine, lui dall'inizio si è preso l'impegno di difendere, di proteggere tutta la compagnia, e lui non fa altro che fare questo durante tutto il film, ok? Lui ha, in questo caso si potrebbe dirlo anche uno scopo, potremmo chiamarlo, e dato che ha questa visione, dato che ha questa direzione dove sta andando, tutto ciò che arriva da altre parti non gli interessa. Infatti, con lui si vede proprio la scena in cui quando è con Arwen, appunto, che è la sua, adesso non so come si possa definire, la sua donna, definiamo la sua donna, perché comunque poi si sono sposati, vabbè, già lì c'era un rapporto comunque, e lui non rimane con lei, ok? Potrebbe essere la cosa comoda quella, ma la cosa giusta da fare è un'altra, ok? È un uomo, ha una visione. E quanto è uomo, anche lì, la tua donna deve venire sempre dopo rispetto al tuo scopo. Questo è un grandissimo tratto della mascolinità, ok? Che sì, è un qualcosa di importante, la donna cagata, è importantissimo, però viene dopo il tuo scopo, viene dopo ciò che tu sei destinato a fare, ok? Per cui veramente, io ho visto questo video e tanti spunti ho preso, in realtà no, tanti spunti non li ho presi, ho visto un po' il video, mi è piaciuto, e poi ho scritto, mi sono messo qua a capire perché effettivamente Aragorn sia veramente la rappresentazione, l'incarnificazione della mascolinità. Infatti un altro punto importante, poi ce ne sono tantissimi, cioè in qualsiasi suo tratto lui rappresenta la mascolinità, anche il fatto che sia un leader, cioè è un leader fin dall'inizio, è un leader perché chiunque lo segue, è un leader perché è al tratto più importante che ha un leader, ovvero guida con l'esempio. Cioè basta vedere la scena finale di quando fanno l'ultima battaglia, lui è il primo che va a combattere, ok? Come puoi non essere un leader, cioè come puoi essere un leader se tu non fai quello che dici di fare? Lui invece fa vedere che bisogna andare a combattere, non vanno a combattere per vincere la battaglia, perché questo è importante, non vanno a combattere, vanno a combattere per supportare un'altra persona in modo che questa persona abbia più probabilità di successo. Quindi, un personaggio pazzesco, incredibile, cioè non esiste niente, possiamo dirmi che, cioè, è incredibile, ok?
se tu stai guardando questo video, non hai guardato Signore degli Anelli, cazzo, ma cosa fai? Cosa cazzo stai facendo? Quindi volevo un po' trasmettervi questa cosa. Io vi auguro tante cose, veramente. Andate a vedere questo video se non l'avete fatto, ma cercate di capire come potete, fatemi capire come potrai oggi essere un pochino più Aragorn, come potrai essere più mascolino, come posso venire a riscoprire la mia mascolinità. Vedrete che ogni suo atteggiamento, ogni sua caratteristica, me ne sarò dimenticate tantissimo, sicuro. Quindi, nel caso avete degli spunti in più, ditemelo nei commenti. Rappresenta veramente la mascolinità, ok? La mascolinità migliore che ci possa essere. Io vi auguro tante belle cose, passate una grandiosa giornata, state bene.